buongiorno particolare a voi studenti che siete intervenuti a questo Open Day dell'Università degli Studi della Tuscia presso il Polo Universitario per Civitavecchia che si svolge in maniera virtuale. Un buongiorno da me che sono Enrico Maria Mosconi, il presidente del Consorzio Università per Civitavecchia, e che per primo vi dà il benvenuto anche perché è un po' mio il ruolo quello di spiegarvi come si svolgerà l'Open Day di oggi. Prima però di spiegarvelo, permettetemi di fare una piccola considerazione, soprattutto sull'importanza per voi e per noi di questa giornata, dove voi vi fate un'idea e in qualche modo avete già ottenuto un piccolo risultato nella curiosità che vi ha spinto nel venire a vedere questo Open Day, come sicuramente ne vedrete degli altri, perché questa curiosità manifesta una responsabilità per cercare ciò che è meglio per se stessi. E dall'altra parte, importante anche per noi, perché è importante quanto sia efficace l'informazione, il passaggio dell'informazione, passaggio dell'idea di quale sia la qualità offerta oggi all'interno dei corsi di laurea. Il Consorzio Università per Civitavecchia è una lungimiranza del Comune, della Fondazione Caricif e dell'Università degli Studi della Tuscia che lavorano sinergicamente a un progetto importantissimo. Che sicuramente è un progetto importante per l'università perché ha i suoi studenti, che sicuramente è un progetto importante per il territorio, ma che sicuramente la cosa più importante è per voi, perché ricevete quella conoscenza che poi vi renderà un giorno il prodotto finito, diciamo noi, cioè non semplicemente laureato, ma laureato e inserito all'interno del mercato del lavoro. Il polo, che si trova in Via Verdi, ha diverse aule, strutture e eroga diversi corsi di laurea, di cui le triennali vi verranno spiegate tra poco, nelle room che verranno aperte nel web a livello virtuale. Il Polo ha diverse aule, sette aule, un'aula magna, una disponibilità di un'aula bellissima, aula teatro, ancora laboratori, chimica, fisica. Laboratorio informatico, laboratorio di biologia, segreterie, cioè tutta quella serie di attrezzature che rendono non soltanto la parte didattica, ma fruibile il completo environment in cui viene immerso lo studente. Abbiamo una sezione distaccata del CUS, del comitato, chiamiamolo sportivo, e poi bar interni e quant'altro. Oltre alle lauree triennali, di cui vi ho detto intorno alle 10:30, subito dopo i saluti, potrete ascoltare e fare tante domande ai referenti, ai tutor e quant'altro, sono anche erogate le lauree magistrali. Sono presenti i master, tra cui è importante il master in finanza competitiva che si sta svolgendo presso il Polo. Quindi una serie di attività che vanno anche oltre ovviamente il percorso accademico di base, accademico ovviamente delle lauree magistrali, e di cui ascolterete oggi la presentazione. Una presentazione che, finiti questi saluti, alle 10:30 apriranno due stanze, ovviamente se finiranno i saluti un minuto dopo, apriranno un minuto dopo, in cui parallelamente verrà fatta la presentazione, quindi coloro che appartengono più alla, hanno fatto, sono qui per ascoltare la presentazione del corso di laurea legato a economia aziendale, andranno verso la parte appunto di management e di economia aziendale, la parte invece che vuole ascoltare il corso di laurea di biologia andrà verso la room appunto dell'esposizione e della presentazione del corso di laurea scientifico. Quindi dalle 10:30 apriranno parallelamente queste due room virtuali, chi clicca sull'una, chi clicca sull'altra, rimarranno comunque aperte fino alle 13, cioè fino alla fine dell'Open Day, o se vogliamo fino alla fine dell'ultima persona che avrà da fare la domanda per capire, per chiedere, o della sua famiglia, capire
che vuole sapere tutto quello che volete sapere. Siamo professori, referenti, tutor, responsabili dell'orientamento che sono lì per rispondere a tutte le vostre domande dopo la presentazione. Contemporaneamente, chi si è prenotato fino a ieri, c'era la possibilità di prenotarsi, potrà andare a fare i test. Quindi i test sono a fasce orarie, questo lo sa già lo studente che si è preparato, ma facendo, ad esempio, i test iniziano teoricamente alle ore 11, si può fare il test, ma poi si può ritornare nell'aula virtuale alla fine per magari fare altre domande che riguardo il corso di laurea. Terminerà la giornata, terminerà all'ora di pranzo verso le ore 13. Io vi saluto, vi do di nuovo il benvenuto e vi lascio ai saluti, del sindaco, della fondazione, del rettore e dei nostri due direttori del Dipartimento DEIM, di Economia, Ingegneria, Società e Management, e del Dipartimento DEB, di Economia e Scienze Biologiche. Ciao. Buongiorno ragazzi e bentrovati. Onestamente tutto avrei immaginato meno di vivere questo mio primo Open Day da sindaco in una dimensione come questa. Ed è una dimensione particolare. Anche l'abbigliamento forse è poco istituzionale, ma è un abbigliamento smart, un abbigliamento operativo, in linea con quello che è il nostro momento. Un momento in cui dobbiamo essere attivi, un momento in cui dobbiamo programmare, un momento in cui dobbiamo lavorare. Non ci possiamo sicuramente fermare un attimo. Sta avvenendo qualcosa di inimmaginabile, qualcosa che non avremmo mai pensato di vivere. In questo periodo così particolare, in cui un virus invisibile, infido, ha messo in pericolo tutto il mondo e ha scippato la vita a migliaia di persone, noi ci troviamo a dover affrontare dei problemi ai quali non potevamo pensare di essere nemmeno lontanamente abituati. E questo ha creato dei problemi. E sta creando dei problemi e purtroppo li creerà anche per quanto riguarda tutto quello che sta avvenendo con le economie nazionali. Però rimane un valore importante ed è quello che noi vogliamo trasmettere a voi, cioè il valore della formazione e della formazione universitaria specialistica. La scienza medica, la scienza economica, qualunque essa sia, è comunque lo strumento e lo abbiamo vissuto proprio in questo periodo. Che abbiamo per difenderci in maniera attiva, in maniera concreta, da quelli che sono eventi che non avremmo mai immaginato di vivere, eventi inaspettati. E lo dobbiamo fare questo percorso, dobbiamo affrontarlo questo percorso, abbiamo la possibilità di affrontarlo proprio in considerazione di un miglioramento della qualità e della prospettiva della nostra vita e della nostra vita sociale e della vita del prossimo. Io credo che questo sia un motivo di fondamentale importanza per voi ragazzi, che state vivendo tra l'altro un'esperienza, anche voi da un punto di vista scolastica, unica. Chi l'avrebbe immaginato che studiare da casa, affrontare un esame di maturità in una situazione ancora di dubbio, di incertezza. È opportuno che in prospettiva voi facciate una scelta corretta, una scelta giusta, utile per voi e come dicevo prima, per la vostra comunità. E soprattutto utile per una crescita che attraverso il percorso formativo del polo universitario di Civitavecchia può essere assolutamente proficua. Un polo che è divenuto, lo è stato negli anni passati e lo sarà ancora di più, è divenuto un riferimento per tutto il comprensorio e non soltanto per esso. Nell'Ateneo di Piazza Verdi questo polo offre ricerca, didattica di altissimo livello, corsi innovativi indispensabili per quello che sarà il futuro, per quello che è il futuro della nostra società. Offre qualità di servizi, offre un personale docente di grande spessore professionale e didattico. Dai tradizionali economia aziendale a scienze biologiche, ambientali, fino a nuovi corsi di economia circolare e economia del turismo. Tutte specializzazioni essenziali e in sintonia con la direzione che la società post-coronavirus, parliamo in questi termini, termini anche innovativi come terminologia, dovrà adottare. La green economy, la salvaguardia ambientale, il turismo ecosostenibile.
I futuri laureati del nostro polo avranno delle competenze che servono in particolare non solo alla città di Civitavecchia, al nostro territorio, ma più in generale, perché ci sarà una specializzazione altamente qualificata che sicuramente offrirà delle opportunità di occupazione e delle opportunità di crescita nel mondo del lavoro. Siamo stati colpiti da questa situazione di emergenza. Questa situazione di emergenza proseguirà. Probabilmente dovremo affrontare tante difficoltà per quello che stiamo vivendo e per quello che vivremo. Credo che questa formazione universitaria che il Polo offre sicuramente potrà essere foriera di speranze, di crescita, di sviluppo e soprattutto di una attività occupazionale che è in linea con le prospettive del futuro della nostra società. E ve lo dico con molta tranquillità, con molta serenità, cari ragazzi, perché noi abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno che questa classe dirigente preparata e consapevole, che deve guidare il nostro futuro, venga introdotta nella società proprio attraverso le competenze e una formazione scolastica che il Polo dell'Università di Civitavecchia può garantire. Avremo a disposizione giovani che saranno competenti e che contribuiranno in maniera determinante al rilancio del nostro Paese. E credo che voi potrete approfittare delle opportunità che il Comune, che questo Comune, insieme alla Fondazione Caricib e all'Università della Tuscia, vi mette a disposizione. Questo percorso lo farete in una città che cercherà di essere il più possibile ospitale e che vi garantirà, oltre a un clima splendido, una accoglienza che è quasi naturale, la possibilità di studiare, di formarvi, di crescere e di avere un futuro. Buon Open Day e soprattutto buon esame di maturità. Grazie a tutti. Oggi è un giorno importante per il Consorzio Universitario Città di Civitavecchia e per centinaia di giovani che si apprestano a vivere l'esperienza dell'università. Ho pensato a lungo a cosa poter dire in questa occasione, in quanto negli anni è diventata ormai una routine. Ritengo sia importante sottolineare come la Fondazione Caricib abbia tenuto più di ogni altro ente alla nascita di questo polo accademico, dando fondo a tanti suoi averi per rendere possibile una struttura che sembrava destinata alla chiusura. Ma non potevamo farlo per quello che l'università rappresenta per il territorio e per tutti i cittadini. Mai come prima in questi mesi ci stiamo accorgendo di come lo studio e la ricerca siano alla base delle nostre comunità. Ogni giorno, in questa fase così particolare, ci troviamo a fare domande nuove sul futuro che verrà e a rispondere sono sempre persone che, come voi oggi, diverso tempo fa hanno deciso di iscriversi a un istituto universitario. Ragazzi che, come voi, si sono laureati, sono diventati dei modelli da seguire: economisti, medici, scienziati, ragazzi che avevano un sogno, hanno realizzato questo loro sogno e a tutti loro noi oggi cerchiamo di chiedere quale futuro ci attende. Sotto il profilo territoriale mi piace sottolineare come negli anni centinaia sono stati giovani giunti in città per seguire le lezioni universitarie e centinaia sono coloro che oggi lavorano in città e che solo con la realizzazione di questo polo hanno reso possibile la nascita e il coronamento del loro sogno accademico. Ogni anno vedo laurearsi centinaia di giovani professionisti che saranno la classe dirigente del domani. Ma per un attimo voglio soffermarmi sul ruolo che investe questo Open Day. Ogni generazione ha la sua grande prova da affrontare. In passato sono state le grandi guerre mondiali, è stato poi il terrorismo politico,
per giungere infine al terrorismo religioso. A voi studenti oggi si è posto un nuovo problema, una grande prova che dovrete affrontare. Come nelle precedenti crisi, le scuole e le università sono state il cuore pulsante al quale ci si è affidati per ripartire. Anche a voi oggi si chiede di ripartire, con il cuore e la mente carichi delle responsabilità che andrete ad affrontare. In bocca al lupo, ragazzi, e grazie per quello che potrete fare per noi. Buongiorno a tutti, è un grande piacere per me darvi il benvenuto al primo Open Day virtuale del Polo di Civitavecchia dell'Università della Tuscia, un polo su cui la nostra università ha investito molto e intende continuare ad investire in futuro. Ad oggi l'Università di Civitavecchia offre 4 corsi di laurea, 2 corsi di laurea triennali, uno in scienze biologiche ed ambientali e l'altro in economia aziendale, entrambi corsi di laurea che offrono grandi prospettive occupazionali e anche un ampio ventaglio di scelta per chi volesse proseguire gli studi con la laurea magistrale. E poi offriamo 2 corsi di laurea magistrali, unici nel loro genere in Italia e molto legati alle caratteristiche del territorio, ovvero biologia ed ecologia marina ed economia circolare. L'Università di Civitavecchia è cresciuta molto negli ultimi anni e questo è dovuto al fatto che abbiamo investito su un corpo docente fatto di ricercatori e professori giovani e dinamici e dedicati a questo Ateneo. I nostri studenti possono seguire le lezioni in aule ampie e confortevoli e svolgere le loro tesi e i tirocini in laboratori di ricerca all'avanguardia. E tutto questo grazie alla collaborazione con la Fondazione Caricib, e qui ringrazio la Presidente Gabriella Sarracco che oggi è qui con noi, e le istituzioni locali, in particolare il Comune di Civitavecchia. Anche qui permettetemi di ringraziare il Sindaco Ernesto Tedesco che ci supporta sempre nelle nostre attività universitarie, nelle nostre attività di collaborazione con il territorio, tutto all'interno del Consorzio per l'Università Civitavecchia, diretto oggi dall'amico e collega Enrico Mosconi, che molto ci dedica a questo polo da diversi anni a questa parte. Oggi siete qui per scegliere il corso di laurea che andrete a svolgere nei prossimi anni ed è una scelta molto importante perché determinerà il vostro futuro. Non parlo soltanto dei prossimi 3-5 anni in cui frequenterete l'università, ma anche negli anni a venire, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi il mestiere che andrete a fare sarà legato agli studi universitari. Per cui fate questa scelta in maniera consapevole, cercate di sfruttare tutti i canali di orientamento che vi mettiamo a disposizione, non solo l'Open Day di oggi dove avrete l'opportunità di parlare con i tutor e con i professori, quindi vi invito a fare domande, ad intervenire, ma anche in futuro. E in questo vi segnalo il nuovo sito web completamente dedicato all'orientamento della nostra università, unitusorienta.unitus.it, dove potrete trovare tutte le informazioni relative ai nostri corsi di laurea. Avrete l'opportunità di prenotare un colloquio personalizzato di orientamento, basta compilare un form e verrete richiamati, e avrete anche l'opportunità di prenotarvi per sostenere il test d'ingresso. Chi non si fosse prenotato per il test d'ingresso di oggi avrà molte altre date a disposizione da qui a settembre. La prossima sarà il 18 maggio in occasione dell'Open Day del Polo di Rieti della nostra università. Tra l'altro noi siamo il primo Ateneo in Italia a consentire agli studenti di sostenere il test d'ingresso da casa. In questo breve saluto iniziale mi piace anche dirvi perché dovreste scegliere l'Università della Tuscia, in particolare il Polo di Civitavecchia. Noi siamo un'università che ha tra i più alti livelli di soddisfazione degli studenti di tutti gli Atenei pubblici italiani, e questo sia grazie al livello di preparazione e alla competenza del nostro corpo docente e del personale tecnico amministrativo, ma anche perché la dimensione del nostro Ateneo, in particolare di questo polo, è tale che i rapporti umani sono più semplici, i ragazzi, gli studenti possono risolvere i loro problemi in maniera immediata, e oltretutto il salto nel passaggio fra la scuola superiore e l'università sarà meno traumatico, perché a scuola siete abituati ad essere seguiti giorno per giorno, l'università richiede una maggiore autonomia e scegliere un Ateneo di piccole dimensioni
consente sempre di effettuare questo salto con minori ripercussioni. Anche nella ricerca, comunque, il nostro Ateneo si è sempre posizionato tra i primi in Italia. Abbiamo quattro dipartimenti su sei che sono dipartimenti di eccellenza. I dati che sono usciti recentemente sul programma Horizon 2020 ci pone al primo posto tra le università con meno di 10.000 studenti per attrazione fondi, fondi che vengono utilizzati, che sono stati utilizzati in passato appunto per ampliare l'offerta formativa e selezionare i migliori talenti per il nostro corpo docente, così come abbiamo fatto a Civitavecchia e così come faremo in futuro. In risposta all'emergenza Covid ha acquisito due piattaforme software per la didattica a distanza, per cui tutti i nostri studenti oggi possono seguire le lezioni da casa. Stiamo allestendo tutte le aule del Polo di Civitavecchia per renderle multimediali, ovvero con sistemi di videoregistrazione che consentono la trasmissione in diretta streaming delle lezioni, e questo vi tranquillizza perché qualsiasi sia il livello di contagio che avremo il 1° ottobre del 2020 cominceranno le lezioni, sia che siano da casa, sia che sia possibile seguirle in presenza. Ovviamente questo ci darà anche un vantaggio in futuro, perché oltre a darvi un'opportunità in più per seguire le lezioni, darà un'opportunità in più soprattutto agli studenti lavoratori e a quegli studenti in situazioni di disagio che hanno difficoltà a frequentare l'università. Il nostro Ateneo offre anche grandi possibilità di studiare all'estero, sia nell'ambito dei programmi Erasmus, sia nell'ambito dei numerosi accordi di collaborazione che abbiamo con l'estero. Non a caso alcuni nostri studenti dell'Università di Civitavecchia hanno svolto, stanno svolgendo il loro tirocinio presso la Comunità Europea, ma in generale noi abbiamo circa 450 accordi di collaborazione con università e enti in tutto il mondo, di cui circa 300 in Europa. Ora la giornata proseguirà con la presentazione dell'offerta formativa del Polo di Civitavecchia dell'Università della Tuscia, in cui avrete l'opportunità di incontrare i nostri tutor e i nostri professori, e poi con i test d'ingresso. Ad ogni modo, l'Open Day virtuale dell'Università della Tuscia non si ferma oggi, ma sarà comunque sempre disponibile per voi nei mesi a venire fino all'inizio delle lezioni. Per cui io mi auguro che entriate a far parte della nostra comunità e scegliate il Polo di Civitavecchia dell'Università della Tuscia per fare i vostri studi universitari, e auguro a tutti voi una buona giornata e un buon proseguimento di Open Day. Grazie. Buongiorno ragazzi, buongiorno alle vostre famiglie, vi ringrazio per essere intervenuti a questo evento virtuale. E io sono Giorgio Frantera, sono il direttore del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, più semplicemente DEB. Il DEB è attivo presso il Polo di Civitavecchia, il Polo Universitario di Civitavecchia dell'Università della Tuscia da ormai più di 20 anni. E in questo polo organizziamo ora il corso di laurea triennale in scienze biologiche e ambientali e un corso di laurea magistrale in biologia ed ecologia marina. Il corso di laurea triennale fornisce agli studenti una solida preparazione di base in quello che sono i campi fondamentali della biologia, e questa preparazione è quella che permette poi allo studente di entrare nella professione di biologo e, per esempio, di iscriversi all'Ordine Nazionale dei Biologi. Però tutto questo nel Polo di Civitavecchia è accompagnato da una serie di materie che noi forniamo agli studenti che permettono un approfondimento più specificamente nel campo ambientale. Questo è in particolare legato anche alla sede del Polo, quindi a Civitavecchia, e quindi alla sua vocazione marina e alla sua vocazione anche diciamo per lo sviluppo, il suo sviluppo economico legato all'industria del mare. E quindi noi qui forniamo una serie di conoscenze, di approfondimenti in quello che sono le interazioni fra il vivente
e l'ambiente, sia legato appunto alle condizioni specifiche di Civitavecchia, quindi l'ambiente del mare e del suo sviluppo industriale, sia legate ad aspetti più generali, quali per esempio quello dei cambiamenti ambientali, che tanto ha ormai influenza su quello che è il nostro vivere quotidiano in questa terra. E il normale e logico sviluppo del corso di laurea triennale Scienze Biologiche e Ambientali è la laurea magistrale in Biologia ed Ecologia Marina. Questa laurea fornisce, accanto a una preparazione solida in teorica sulle materie specifiche di questo corso, fornisce anche una serie di esercitazioni di laboratorio, ma anche di escursioni sul campo, e nel nostro caso il campo è il mare, che permettono agli studenti di accostarsi non solo alla teoria, ma anche alle applicazioni pratiche di questa nello specifico dell'ambiente marino. Questa attività didattica, che abbiamo detto ha ormai un'esperienza ventennale, questa attività didattica è accompagnata nel nostro caso da un forte insediamento dell'attività di ricerca, che ha due principali centri: uno a Tarquinia presso le Saline, dove è operante il Centro Ittiologico Sperimentale Marino, e l'altro presso il porto di Civitavecchia, dove è operante il Laboratorio di Oceanografia ed Ecologia Marina. In questi due centri operano decine di ricercatori, e sono importanti perché gli studenti possono avvicinarsi a quelle che sono le attività di ricerca in questi campi, sia durante le esercitazioni dei corsi, ma anche per la preparazione delle tesi di laurea. Quindi spero di vedervi numerosi, iscrivervi ai nostri corsi, e speriamo di vederci in presenza alla riapertura dell'anno accademico. Volevo da ultimo ringraziare non solo ovviamente l'università, che tanto impegno profonde in questo polo, ma anche chi ha aiutato la crescita e sostiene questo polo, come il Comune di Civitavecchia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. E quindi arrivederci e a presto. Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa giornata di orientamento virtuale all'offerta formativa che l'Università degli Studi della Tuscia eroga nel polo di Civitavecchia. Un saluto affettuoso anche alle vostre famiglie. Io sono Tiziana Laureti, sono il direttore del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, che con l'acronimo indichiamo come DEIM. E noi solitamente diciamo che il DEIM si compone di tre anime, ovvero Economia, Ingegneria e Scienze Politiche. Ma grazie a queste tre anime così diverse e alle sinergie che si sviluppano tra le competenze dei colleghi presenti nei diversi ambiti disciplinari, siamo in grado di fornire dei corsi formativi particolarmente innovativi. Nello specifico, nel polo di Civitavecchia, il DEIM offre un percorso di laurea triennale in economia aziendale e un percorso di laurea magistrale in economia circolare. Il corso di laurea triennale in economia aziendale si distingue in due curricula, uno denominato Management e l'altro Economia del Mare e delle Relazioni Internazionali. Perché questa distinzione e come si articola la formazione degli studenti? Innanzitutto, nel primo anno e nella maggior parte del secondo anno, l'obiettivo è quello di fornire una solida base di preparazione agli studenti attraverso l'insegnamento di discipline trasversali, quali economia aziendale, matematica statistica e diritto. E quindi l'acquisizione di competenze trasversali in queste discipline consente allo studente di acquisire una solida preparazione per affrontare poi il terzo anno,
dove, secondo il curriculum selezionato, potrà approfondire degli aspetti specifici e quindi sviluppare delle competenze specifiche. In particolare, nel curriculum management, lo studente affronta delle materie che consentono di acquisire e quindi delle competenze per ricoprire un ruolo all'interno, un ruolo di tipo amministrativo ed esecutivo, all'interno di aziende pubbliche e private. L'altro curriculum, Economia del mare e delle relazioni internazionali, è stato specificamente formulato per soddisfare un'esigenza che riteniamo importante nel mercato del lavoro, che caratterizza il tessuto socio-economico del territorio di Civitavecchia, e quindi un profilo di un laureato in grado di ricoprire un ruolo più tecnico nell'ambito del settore dei trasporti e crocieristico, anche nella gestione e nella movimentazione delle merci, nella gestione del magazzino e nel commercio internazionale, e quindi più confacente ad un profilo legato, diciamo, appunto all'economia del mare. Entrambi i curricula, indistintamente, conducono una laurea in economia aziendale che consente altresì l'accesso alla libera professione di esperto contabile, e quindi gli studenti laureati possono, dopo aver superato un esame, essere iscritti alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In particolare vorrei sottolineare che abbiamo stipulato una convenzione con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia, che consente agli studenti di ridurre i tempi per il praticantato e anche un alleggerimento nelle prove di esame per l'abilitazione. E per quanto invece concerne la laurea di magistrale in economia circolare, questo corso è un corso da una connotazione fortemente innovativa e intende formare un profilo professionale in grado di lavorare con strumenti adeguati per operare in un contesto di sostenibilità economica ma anche ambientale, che, come sapete, in questo momento è particolarmente importante, la gestione delle risorse e l'impatto ambientale sono fortemente legati all'attività produttiva, e quindi l'orientamento anche dell'Unione Europea è quello di stimolare le imprese verso l'adozione di tecnologie che rispettino il più possibile l'ambiente in quanto ad impatto ambientale e al riuso di materie seconde. Questo si traduce ad esempio nel recente Green New Deal del progetto dell'Unione Europea. E anche il curriculum, anche il corso di laurea in economia circolare si distingue in due curricula, dal titolo Green Economy e Blue Economy, questo per consentire agli studenti di muoversi liberamente in discipline che ritengono più interessanti o appropriate al profilo che professionale che intendono raggiungere. Il curriculum Green Economy è più indirizzato ad una alla produzione industriale, alla sostenibilità della produzione industriale, quindi all'impatto che essa ha sull'ambiente, mentre il curriculum Blue Economy si orienta prevalentemente alla sostenibilità ambientale dell'economia e delle attività economiche legate allo sfruttamento del mare e quindi anche dei trasporti. E io spero, chiudo qui questa mia breve presentazione, augurandomi che scegliate i nostri corsi di laurea, ma augurandomi anche che voi scegliate i corsi sentendo quello che vi dice il vostro cuore, la vostra intuizione, perché ovviamente è importante che voi
affrontiate il periodo degli studi universitari in modo sereno e gioioso, perché in questo modo potrete acquisire più facilmente le competenze e sicuramente ottenere un lavoro che più vi soddisfa nella vita, che è la cosa più importante. E termino ringraziando l'Università della Tuscia, in particolare il professor Enrico Mosconi, che tanto si prodiga nello sviluppo del polo di Civitavecchia, ma anche ovviamente chi sostiene, che ha consentito la grande espansione di questo polo, ovvero il Comune di Civitavecchia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Grazie e spero di rivedervi presto in aula, magari dal vivo, in altre occasioni, dopo aver superato questa terribile pandemia. Grazie a tutti e buon Open Day.